Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, che è un po' insolito, vi mostrerò una build per Xin Zhao assurda, che voi direte: ma che cazzo fai? Boom! E voi non avete tutti i torti, in effetti. In effetti questo doveva essere un video di Appear Troll. Poi sono andato in custom, perché questa build non è che worka. Questa build è la cosa più OP del mondo. Questa build è un cheat, è un cheating. Per tre motivi principali questa build è un cheating. Fa danni come un magnitudo 12 e mezzo, puttana Eva. E lui non li subisce. Ma non lasciatevi ingannare dalle immagini. I bot erano full tank. Full tank e io li one shottavo. Ragione numero 2. Il Baron diventa un minion viola un po' cicciottello e per questo isolato dagli altri minion. Nulla di infarmabile. È incazzato ancora dallo scontro, il nostro Xin Zhao se la prende anche con Giorgio. Ah, dov'è Giorgio? Terza ed ultima ragione. Non ha bisogno di minion per pushare. No, forse non avete capito bene. Intendo dire, può prendere le torri senza i minion, senza pushare. Avete capito? Bene, se siete interessati a questo punto potete continuare con la visione del video. Adesso spiegherò come funziona questa build, perché è un po' complesso. È un modo diverso di giocare Xin Zhao. Bene. I core item della build, ovvero i primi due item che sono importanti e insostituibili, sono la gemma del divoratore, ovviamente, e la guinzo, che fa parte anche di una delle più comuni build di Xin Zhao. Ma aspettate. E cosa fanno questi due item? Fanno in modo che Xin Zhao faccia danni magici per autoattacco. Ovvero, quando lui autoattacca, oltre a fare danni fisici, vedete in alto al numeretto dei danni i danni in viola, ovvero che sono i danni magici. Bene, siamo arrivati al punto della build in cui siete voi a scegliere che cosa buildare tra gli item che vi sto per dire. In questo video io ho deciso di mettere prima il terrore dei Lich. Il terrore dei Lich è utile per vari motivi, adesso ve li esporrò. La sua passiva fa in modo che quando noi usiamo uno spell, il nostro prossimo autoattacco farà più danno, infliggerà danni magici in base al nostro AP. Perché ho scelto questo item allora e non la Trinity? Beh, perché la Trinity fa in pratica la stessa cosa, solo che costa molto di più, e scala con la D la sua passiva. Invece il Terror dei Lich scalerà con la P. Dato che nella nostra build non ci sono praticamente item a D, conviene il Terrore dei Lich. Adesso vi faccio vedere la combo che va fatta con il terrore dei Lich per trarre il massimo dei danni. Riguardiamo un attimo il filmato che abbiamo appena visto. In questo filmato ho fatto vedere bene la combo. In pratica la combo è E autoattacco, Q autoattacco, W autoattacco e dopo tutti gli autoattacchi. E ogni volta che hai uno spell usalo, anche se non è la ulti. Passiamo ora al dente di Nashor. Qui non c'è nulla da spiegare. Dal 50% di attack speed, che su Xin Zhao è una cosa OP, pratica diventata una mitragliatrice. E in più vi offre altri danni AP sugli autoattacchi. E in pratica i vostri nemici dovranno buildarsi Magic Resistance contro di voi, non Armor. Perché sarebbe inutile. Per quanto riguarda le scarpe, potete buildarvi quello che volete. In pratica, buildatevi quello che vi serve. Se non vi serve niente, buildatevi attack speed. Ah, i calzari del mago per la penetrazione magica non sono una cosa brutta. Come ultimo item facciamo la corazza spirituale, che non solo ci dà magic resistance e vita, ma la sua passiva aumenta le nostre guarigioni del 20%. Le nostre guarigioni, tra parentesi, la nostra W. La nostra W che ha raggiunto ormai 160 ogni 3 autoattacchi, che è una cosa assurda. Nessuno ha un heal così alto. O forse sì, vedremo. Non vi nego che però non è sempre molto tanky questo Xin Zhao.
Per cui il Lich Bane si può sostituire con una corazza dell'uomo morto. Allora davvero sarete inarrestabili. Vi consiglio però di non sostituire il dente di Nashor. Cioè, l'unico item che si può sostituire è il Lich Bane, raga. Non ci possiamo fare niente. Tutti gli altri servono, assolutamente. Oppure no, chi lo sa. Ditemi nei commenti voi che cosa ne pensate di questa build. Se vi è piaciuta, se magari l'avete vista da qualche altra parte. Io francamente non l'ho vista da nessuna parte e penso, non sono neanche andato a controllare, quindi non so se qualcuno l'abbia fatta prima di me. Fatemi sapere se, che cosa ne pensate voi, ok? Per quanto riguarda le rune, sì, lo so che è tardi per parlare delle rune, avrei dovuto parlarne all'inizio, però ormai sto qua, quindi che ce devo fare? Per quanto riguarda le rune, sono startate di rune AD, mi raccomando, AD, AD crescente. Queste sono le rune che ho usato io e le maestrie devono essere per forza queste. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate qualche commento o cose simili, quello che volete. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividetelo. Ciao a tutti!